Il magico viaggio della famiglia Sanguinin prosegue alla scoperta dei cromosomi. I cromosomi sono strutture allungate, simili a bastoncelli, costituiti da DNA condensato, presenti nel nucleo di tutte le cellule animali e vegetali, visibili al microscopio ottico solo al momento della divisione cellulare. I due principali meccanismi di divisione cellulare nell'uomo sono la mitosi e la meiosi. La mitosi è la divisione del DNA che avviene in tutte le cellule del corpo e nell'uovo fecondato. La meiosi è la divisione del DNA che avviene nelle cellule germinali, cellula femminile uovo, cellula maschile spermatozoo, ed è necessaria per trasmettere il patrimonio genetico ai figli durante la fecondazione. Le cellule umane contengono 23 coppie di cromosomi che costituiscono il cosiddetto cariotipo. 22 coppie contengono le stesse informazioni, la 23esima coppia costituisce i cromosomi sessuali. Gli individui nelle cui cellule vi sono due cromosomi sessuali X sono geneticamente femmine, XX. Gli individui nelle cui cellule vi sono un cromosoma X e un cromosoma Y sono geneticamente maschi, XY. Lo studio del cariotipo può essere utile per evidenziare eventuali anomalie che possono alterare e condizionare la vita di ogni individuo. La famiglia Sanguinin, per poter conoscere il proprio cariotipo, si rivolgerà quindi ad un laboratorio di citogenetica e sarà sottoposta a un prelievo di sangue periferico. I campioni di sangue della famiglia Sanguinin vengono messi in coltura in apposite fiaschette. Queste fiaschette contengono dei terreni liquidi specifici che permetteranno alle cellule di continuare a crescere fuori dal corpo umano. Elisa aggiunge il sangue. Alle fiaschette viene aggiunta la colchicina. La colchicina è una sostanza che ha la funzione di bloccare le cellule nel momento in cui si possono vedere i cromosomi. Ma a questo punto come possiamo poi dopo noi raccogliere le cellule? Per raccogliere le cellule metteremo i tre campioni in uno strumento che ha proprio la funzione di raccogliere tutti i nuclei delle cellule dove sono contenuti i cromosomi. Alla fine del processo avremo questo pellet di nuclei cromosomi che saranno depositati su dei vetrini che a loro volta verranno poi colorati per evidenziare meglio i cromosomi e i nuclei delle cellule. I vetrini con i cromosomi sopra verranno a questo punto colorati con dei coloranti speciali in questo strumento. I cromosomi vengono analizzati poi con un microscopio ottico e quello che si potrà vedere è questo. Adesso passiamo ad un esempio di trasmissione del patrimonio genetico. Dai nonni materni si origina un individuo di sesso femminile che ha ereditato entrambi i cromosomi X dai genitori, XX. Dai nonni paterni si genera un individuo di sesso maschile in quanto ha ereditato dalla mamma il cromosoma X e dal papà il cromosoma Y. Dall'unione di mamma e papà nasce un individuo maschio in quanto ha ereditato dalla mamma la X e dal papà la Y, quindi XY. La rappresentazione schematica dei legami che intercorrono tra le persone che compongono una famiglia si chiama albero genealogico e qui ne vediamo un esempio.